Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Ida Platano dà voce ad uno sfogo incendiario sui social. L'ex dama di Uomini e Donne ha sbriciolato gli haters dopo i recenti attacchi. La protagonista del dating show Mariano non è nuova ai contrasti con la sua nutrita schiera di followers. Ida Platano ha più volte difeso il proprio operato di madre, rispedendo le accuse al mittente. Nelle ultime ore, l'ex dama da tempo legata ad Alessandro Vicinanza ha riversato la sua indignazione sui social tramite alcune stories di Instagram, denunciando le eccessive ingerenze nella sua vita privata da parte di alcuni utenti. Uno di essi le avrebbe addirittura telefonato sul suo numero personale. Eccomi qua, carica e piena di energie per dirvene quattro, ha esordito. Ma proprio quattro. Ad alcuni di voi. Perché mi avete veramente rotto le P*LLE? Le P*LLE mi sono diventate grosse così. Ma talmente grosse. Perché io la sopportazione ce l'ho. Ma poi arrivo al limite. E il mio limite l'avete superato. Ida Platano ha poi spiegato. Il ruolo di madre non si tocca a nessuna madre di questa terra. La madre ed il padre che sia si comportano come vogliono e come credono. Non c'è nessuno a giudicare questo ruolo, come si fa e come non si fa. L'ex dama ha proseguito il suo sfogo. Siete bravi voi? Vi voglio vedere a casa vostra cosa fate. Voi siete qui a calunniare dalla mattina alla sera. E a noi ci tocca assorbire tutte queste cose. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo dice? Smettetela davvero. Mio figlio non è un poverino. Mio figlio ha l'amore, la serenità e la felicità. Quello che a voi manca sicuramente. Perché? O forse non avete niente da fare dalla mattina alla sera. O forse vi piace, godete di questa cosa, di fare arrivare davvero una persona all'esasperazione. Davvero. Ditemi quello che volete. Ma fino ad un certo punto. Io non vengo a dire niente a nessuno. Ida Platano ha poi rincarato la dose. Mi faccio la mia vita. Posto ovviamente quello che mi va di farvi vedere. Ma voi che ne sapete? Davvero, per delle cose che vedete dovete giudicare il mio ruolo di madre. Ma come vi permettete? Ma che diritto avete? Quale? Non sapete niente. Sapete solo vedere alcune cose e fermarvi là. Punto e basta. Voi vedete quello che io scelgo di farvi vedere. E lì vi dovete fermare. Perché il resto non lo sapete. Avete capito? Non lo sapete. Ma io ieri, qua al lavoro, ho ricevuto una telefonata. Che io da donna mi vergogno. Ed era una donna. Ma a che livelli siamo arrivati? Ma davvero? Veramente fate? Siete impazziti? Ida Platano ha ipotizzato. Non so se è il caldo, il Covid, o comunque siete persone davvero maligne, cattive e piene di rabbia repressa. Sì, sono *ZZ*. Sono arrabbiata, perché queste robe qua, da madre, non me le faccio dire da nessuno. Da nessuno. Apro questa parentesi per dire a quelle 5 sesti che ci sono dalla mattina alla sera. E che mi mandano cose passate. Finitela. Finitela perché è passato. Passato. Non state lì ad ossessionarvi. Perché è passato. Finito. L'ex dama ha infine concluso. Avete esagerato. E io sono libera di dire tutto quello che voglio. Come fate voi. No. Marciate bene nelle cose. Io sono libera, qui dietro ad uno schermo, di dirvi che avete esagerato. Chi ha esagerato, come sa, gli va a finire male. Mi dispiace, ma queste sono le conseguenze. Spero di essere stata chiara, perché se non sono stata chiara ci metto 10 minuti a fare tutto. Non ho nessun problema. Grazie per aver guardato l'intero video.
La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I am waiting for the dark clouds. I can't wait to kiss the sun. God.